Benvenuti, lettori della ragione, io sono Camillo Bosco e oggi ho il piacere di intervistare Veronica, che è una ragazza ucraina che però da tempo vive in Italia. E, chiaramente l'ho contattata perché interessava proporre a voi lettori la prospettiva di una persona comunque con forti origini nel paese attualmente aggredito dalla Russia, che però ha anche lunghi e profondi rapporti in Italia. Infatti, diciamo, tu parli perfettamente l'italiano, no, Veronica? Non è una cosa, non Sì, sei questo abbastanza, sì. abbastanza, chiaramente, no? Meglio sicuramente di quanto io parli l'ucraino. Quindi no, tu non sei una profuga, tu sei una di quelle Sì, tante. io da un po' di anni che vivo in Italia, però ovviamente la grande parte della mia famiglia, i miei amici storici sono rimasti in Ucraina perché appunto vivono lì. Tra l'altro E tu sei anche della regione, è l'area di sì, Kiev. sono nata e cresciuta in Kiev. E mio padre, cioè i miei genitori, tutti i miei amici praticamente sono di Kiev. E purtroppo mio padre, visto che lui è sotto 60 anni, è un uomo giovane, ha dovuto rimanere in Ucraina per le leggi nuove che hanno, ovviamente, che c'è la guerra. Certo. Poi anche ho una mia. Mentre tua Sì, mia madre. mamma è per fortuna, da un po' Certo. di tempo che sta con me. Io, per esempio, lì ho una cara amica che ha la bimba piccolina di 11 mesi, che adesso purtroppo non possono vivere più a casa loro perché stanno bombardando, e quindi adesso stanno da conoscenti loro. Ma comunque penso che vediamo come va avanti questa situazione. Penso che è molto probabile che lei viene da me e non so per quanto tempo. Speriamo bene che questa situazione si finisce più presto possibile, però Certo. appunto tantissime persone hanno perso casa loro, case sono distrutte in città come Mariupol, Kharkiv, Kiev. E sono molte, molte famiglie colpite da questa guerra perché hanno perso lavoro, hanno perso case, non hanno più stipendio, non hanno più entrate, quindi Certo. adesso completamente dipendono da aiuti di altri paesi, di Polonia, Romania, Europa in generale, perché Certo. Ucraina è ferma, tutto Sì, si è diciamo fermato. che sicuramente, no, poi stiamo parlando anche dei tuoi contatti che sono dell'area di Kiev, che ha ricevuto veramente Sì, un'invasione molto forte, quindi i sobborghi sono esatto. molto Io, distrutti. sì, appunto, per esempio, due paesini, un paesino dove abitava questa mia amica, hanno bombardato la scuola dove si nascondevano le persone, e l'infrastruttura di quel paesino è distrutto completamente, non ci sono più ponti, hanno perso collegamento con Kiev, cioè, la situazione è Sì. ovviamente difficile. È come se Poi, qualcuno distruggesse tutta l'area urbana intorno a Roma, praticamente. esatto, Un esatto. disastro totale. Le persone di questo paesino praticamente sono rimasti bloccati lì perché questi bombardamenti in continuazione è molto pericoloso spostarsi, ovviamente, di uscire di case e di luoghi più sicuri. Per esempio, nonna di questa mia amica, lei ha fatto tentativo di fuggire, però appena aperto il portone di casa loro privata ha visto i cadaveri e ovviamente povera signora ha preso così paura che è tornata a casa, cioè non Certo. era possibile andare avanti, quindi sono bloccati lì senza elettricità, senza riscaldamento e poi dobbiamo sempre considerare che Ucraina, cioè adesso fa freddo. La notte ci sono meno 7, meno 4 gradi, quindi stare lì senza riscaldamento è tosta. E poi diciamo, quelle case private non hanno problemi con l'acqua, però cioè case in città ovviamente hanno difficoltà adesso anche con l'acqua. Certo, anche perché
diciamo, la strategia russa ha visto la disfatta totale sul campo, è diventata proprio terroristica, cioè colpire la popolazione per cercare di costringervi alla resa con la minaccia di livellare le città. Però Sì, noi ma loro sentiamo. vogliono distruggere più case possibile, più Sì. città possibile, cioè proprio il loro obiettivo di distruggere il paese, Sì. di avere terra vuota. Sì, magari per ricolonizzarla in un secondo momento con altre persone. No, sì, visto che non li avete accolti a braccia aperte, la punizione deve essere questa. Addirittura, cos'è, uno dei programmi di propaganda di Mosca ospitava un po' ospiti qualche giorno fa che dicevano: ah, sì, gli ucraini non ci hanno accolto a braccia aperte, dobbiamo occuparli per 30-40 anni. Cioè, sono passati No, ma dall'invasione di 3 giorni all'occupazione di 30-40 anni, cioè 2 generazioni vorrebbero. nostro spirito è molto forte, noi sappiamo contro chi stiamo combattendo, per la nostra libertà, per il nostro futuro e non solo per il nostro futuro, ma anche per il futuro di Europa, di altri paesi, di Polonia, Romania, Lituania, Lituania, eccetera. Perché tutti questi paesi adesso sono in pericolo, perché Putin non si fermerà dopo la Georgia, dopo Siria, eccetera, non si fermerà mai. No, no, certamente. Poi tra l'altro sicuramente anche la Moldavia che non ha né l'ombrello protettivo dell'UE né della NATO come voi, che è molto più piccola e molto meno preparata di voi, Sì, è la prossima preda naturale di questo sconfinamento. Beh, molto probabile. devo dire che comunque grazie alla resistenza che state ponendo, diciamo che però le truppe stanno finalmente incominciando a mancare, anche se ora le truppe russe, cioè stanno incominciando a mancare. Poi ora sta facendo la nuova chiamata ai coscritti, però avete fatto veramente cioè, con il rapporto di forze in campo avete avuto una performance eccellente. Però il problema è che dall'altra parte c'è sempre una nazione di cos'è, 140, cioè hanno 100 milioni di persone in più di voi. Quindi è complicato reggere un urto di questo tipo, però ce la state facendo, cioè quello che noi vediamo in Occidente è che voi ce la state facendo, con l'aiuto delle armi americane sicuramente, ma come ha dimostrato l'esercito afghano, avere armi americane senza averne, diciamo, non dico il coraggio, però la spina dorsale, cioè l'idea di voler proteggere qualcosa non serve, e voi ce l'avete, voi ce l'avete. Esatto, però come dicevo prima, Ucraina adesso ha bisogno dell'aiuto perché sta vivendo ovviamente questo periodo molto difficile. Anche diciamo noi, le persone che stanno qua in Italia e in tutto il mondo, possono aiutare comprando, fare le cose piccole, Certo. comprando biglietti per esempio per zoo, che poveri questi animali sono rimasti senza cibo, senza riscaldamento pure loro. E con questo piccolo aiuto anche di 5 euro, di 10 euro, per loro si cambia molto. E queste organizzazioni che appunto aiutano l'Ucraina con cibo, con vestiti, con medicine, adesso diciamo il nostro dovere, secondo me, è aiutare come possiamo noi, fare quello che dipende da noi. Certo. Allora, grazie mille Veronica per la tua testimonianza. Chiaramente se ci saranno degli altri appelli possibili, un aggiornamento sullo stato della tua amica, se verrà in Italia, ne riparleremo. Intanto, diciamo, per oggi è tutto. Grazie ancora per Grazie a la tua te, disponibilità grazie e a mille. presto. Slava Ucraini! Eroem slava!